prima, perché 5 anni da studente redentore, 5 anni capellano ospedale civile e 3 vice parroco in Giudecca. E una delle cose più piacevoli della mia vita è fare in bicicletta da Punta Sabbioni fino a Cavoli, insomma. E allora, passando per le vostre strade, rischiamo di prendere sotto qualcuno, anche se non andavo fortissimo, però certi mesi c'è tanta confusione, traffico. Finora è andata bene e aspetto l'occasione molto vicina per vedere di nuovo i presepi di sabbia famosi che ci sono da voi. E finisco dicendo anche che sarei curioso di vedere quella chiesa di Maria, Cuore Immacolato di Maria, ancora non sono riuscito a vederla ieri solo lì. Allora adesso io vi racconto nuova. La chiesa nuova che c'è dopo. Piazza Nembel. Allora mi racconto finalmente, come mi avete chiesto, di questo santuario. Ecco, un luogo molto antico, la storia. In origine non era un luogo religioso, ma era una fortificazione militare. Era la roccaforte di Cividale, che è una città antica, Cividale. Ve lo spiegheranno, ma qualcosa devo dirvi anch'io, insomma. Il nome antico di Cividale era Forum, piazza Iuli di Giulio Cesare, e quindi anche la città qua sotto era una città ancora di epoca romana. Ecco, la storia di questo luogo è legata alla storia appunto di Cividale del Friuli. Talmente importante Cividale che ha dato nome alla regione Friuli, deriva da Forum Iuli, che è l'antico nome di Cividale. Ecco, e Cividale a sua volta, e devo dire che ho Cividale perché qua c'è una chiesa, perché questo è un santuario regionale antico. Ecco, Cividale a sua volta era arrivato molto bene attraverso il fiume Natisone, che si chiamava Natissa, alla città di Aquileia. Ecco, in epoca romana, più che Venezia, valeva come luogo militare, commerciale, il porto, visto che non c'erano delle fonti, il porto di Aquileia, e se volete anche Concordia Sagittaria, ma sicuramente Aquileia era collegata anche alle altre città importanti dell'impero, che poi sono le città importanti dell'antico cristianesimo. Che vuol dire Roma, vuol dire, mi hanno detto anche Alessandria d'Egitto, vuol dire, ecco, queste città, Antiochia, sembra così. E allora ad Aquileia e poi fin qua arrivavano i militari, i soldati, arrivavano i commerci, ecco, e tra i beni più preziosi, visto che l'intendente di commercio, e la cosa più preziosa per noi cristiani è il Vangelo e la fede in Gesù Cristo, per cui la fede, il Vangelo, gli apostoli, gli evangelisti usavano queste strade, viaggiavano per navi, ecco, e così è arrivata fin qua la fede cristiana anche a Cividale. Come tra i primi che potrebbero aver portato il Vangelo anche fin qua, visto che questo poi era un luogo militare, i soldati, anche i primi soldati cristiani, a chi si votavano non anzitutto la Madonna, e questo dal luogo militare si è trasformato e diventato anche luogo sacro di devozione all'arcangelo, io dico guerriero, l'arcangelo Michele. Qua gli storici dicono che prima di esserci la devozione alla Madonna c'era la devozione a San Michele Arcangelo. Se volete la punto prova, scenderete le scale e arriverete alla cripta del santuario, che è qua sotto, dove vedrete la statua, che non è nuova, cioè è piuttosto nuova, ma perché c'era già prima, insomma, la statua dell'Arcangelo Michele. E allora dal luogo militare è diventato luogo di devozione all'Arcangelo, io dico guerriero, insomma. Poi, che grande miracolo, questo non è stato un luogo di apparizioni,
discussioni, quelle che nei nostri libri di storia si chiamano o si chiamavano invasioni barbariche. Ecco, qua era un luogo militare dove sopravvistavano, avvistavano eventuali invasioni, ecco, truppe e popoli che venivano a invadere, avvertivano le popolazioni qua sotto e la gente, almeno di Cividale, che poteva mettersi in salvo, veniva qua sopra dove c'era deposito di acqua, di cibi, ecco, una roccaforte, vedete che... Perché il nome Castelmonte non è un nome antico, ecco, sì, prima doveva essere proprio un castello, luogo fortificato, castro, un castello, e poi a livello documentario si chiamava Santa Maria del Monte. Perché? Allora qua andiamo a ricostruzioni ma molto verosimili, insomma. Quando la gente di Cividale è venuta a salvarsi nell'invasione più pericolosa, non l'unica, ma la più, quella che poteva essere più micidiale, è quando sono arrivati i Longobardi. Perché i Longobardi, fin tanto che non sono arrivati qua sotto, dove arrivavano, distruggevano tutto, bruciavano tutto. Allora quello che deve essere stato il primo miracolo attribuito all'intercessione della Madonna è il fatto che quando sono arrivati fino a Cividale i Longobardi non hanno fatto ferro e fuoco. Ecco, risulterebbe invece che l'abbiano adottata come loro prima capitale, siano diventati un po' costanziali a cominciare da Cividale. Cividale, quando sono arrivati i Longobardi, dovrebbe essere già in qualche modo una città cristiana. E la gente che aveva ricevuto il Vangelo da Aquileia, ecco, allora la fede in Gesù Cristo e dall'Oriente anche del Concilio di Efeso la devozione alla Madonna come Madre di Dio. E dall'Oriente anche l'uso, che qua non è perfettamente attestato, di raffigurare la Madonna non tanto come statua e come qua, ma invece con immagini. Allora si ipotizza in maniera assolutamente credibile che qua, quando la gente, ho visto che è successa la stessa cosa in Ucraina, qualcuno, quando è scappata, cosa portava con sé? Portava anche spesso un'icona, un'immagine della Madonna. E allora, perché qua si vede la Madonna, si pensa che sia stata in quella circostanza che qualcuno ha portato un'immagine della Madonna. E da quel momento al centro del castello hanno edificato sopra la sommità che adesso si trova qua sotto dove c'è la statua dell'Arcangelo Michele, abbiano edificato una chiesa e l'abbiano intitolata alla madre di Dio. Ecco, allora, poi i Longobardi nel Settecento hanno deciso di spostare la loro capitale, se posso usare questa parola, verso il centro nord, Pavia. Ecco, loro qua i loro bei palazzi l'hanno lasciati liberi. Allora, prima qua è venuto ad abitare un vescovo che era in Carnia, poi il patriarca di Aquileia. All'Aquileia non si stava più tanto bene sicuri perché pestilenze, invasioni. Ecco, ho detto, ma aspetta che vengo io. Qua il posto adatto per me. Per cui dall'800 d.C. fino al 1200 i patriarchi di Aquileia hanno adottato come sede principale, non abitavano più tanto ad Aquileia, abitavano qua sotto a Cividale. Tanto è vero che, come vedrete se andrete al Museo Cristiano, ecco, che addirittura hanno costruito la Basilica e le dimore nello stesso stile e struttura di Aquileia. E questo allora è diventato, intorno al 1000, il santuario dei patriarchi, del patriarcato di Aquileia. Il primo documento scritto l'abbiamo nel 1100, ecco, dove c'è un elenco delle chiese del patriarcato, e questa risulta come la chiesa, che era più piccola di così, però risulta che fu
bilancio dove si stava, dove arrivavano più offerte, insomma, perché già allora il tempo dei patriarchi, quando i patriarchi stavano qua, era diventato una meta di pellegrinaggio, e tale è anche oggi. Ecco, è un'eccezione che siate venuti voi della diocesi di Venezia, non siete i primi, è già venuta anche gente da Cavi, però qua gravitano e vengono regolarmente una volta all'anno migliaia di persone di questa diocesi, perché serve il santuario dei patriarchi di Aquileia, adesso è il santuario dell'arcidiocesi di Udine, ma anche dalle diocesi vicine di Gorizia e di Trieste, e qua confiniamo 4 km in linea d'aria con la Slovenia, ma oltre ai fedeli di questa diocesi di Udine, i più numerosi ogni domenica abbiamo gente che viene da Portogruaro, ecco, da Pordenone, e diocesi di Concordia, sono tanto affezionati, devoti tantissimo, e poi anche Vittorio Veneto, e poi anche Treviso, insomma i trevisani. Io sono originario del sud del Piano di Asiago, e da noi solo qualcuno conosceva, però se chiedete alla gente di Treviso, di Vittorio Veneto, sanno bene che cosa è Castelmonte. Ecco, allora è anche molto conosciuto, anche se il flusso di pellegrini si è ridotto tantissimo, questo santuario sta molto a cuore agli sloveni, ecco, perché anche il nome antico non era Castelmonte, ma era Santa Maria in Monte, oppure Stara Gora, in sloveno vuol dire Monte Antico, perché è conosciuto ed era frequentato fin dall'antichità. Anche le mura di questo santuario, di questo castello, avevano, ancora si potrei mostrarvi, due uscite, e in mezzo alle due uscite c'era la prigione, perché era un luogo fortificato. Dove ci sono le scale si andava giù, per capirci, verso l'Italia, verso Cividale. Invece quell'altra parte che scende di dritto al parcheggio superiore, lì c'è il sentiero che va in Slovenia. Ecco, allora venivano sia da Oriente che da Occidente. Ho detto che all'inizio doveva essere un'icona, invece questa qua è una statua del 1400, perché qua i fulmini, i temporali sono micidiali. Ogni anno si brucia qualcosa qua, ecco, anche se c'è un super impianto di far parafulmine, insomma. E allora nei secoli andati, più che adesso, c'era tanto di legno, a un certo punto ha preso fuoco tutto, insomma, non si è risparmiato. E allora a quel punto non eravamo noi frati, erano i canonici di Cividale che amministravano, gestivano, assicuravano ordine, rappresentavano l'autorità sia civile che militare, sia civile che religiosa, e ogni anno nominavano uno dei canonici come Rastaldo, aveva il palazzo qua davanti, e il santuario d'inverno era probabilmente chiuso, ecco, era aperto dalla primavera fino all'autunno, la gente saliva coi carri, ecco, dormiva, saliva, arrivavano alla sera, si sistemavano, c'erano le stalle, gli stanzoni, addirittura capitava che dormissero anche in chiesa, insomma, e poi alla mattina ricevevano i sacramenti, confessione, comunione, e poi scendevano giù. La cosa più speciale, beh, intanto vedete che la statua è davvero particolare, sembra di legno, invece è pietra colorata, insomma, dallo stile si pensava che venisse dalla Boemia, invece dai documenti risulta realizzata a Cividale, ecco, nel 1400, e tanti dicono, anche qualcuno di voi avrà detto, ma perché la Madonna è nera, non che la Madonna della salute sia tanto più chiara, insomma, è più difficile vedere Madonne bianche che nere, perché vedete, le donne ancora adesso, pur di non essere troppo bianche, vengono di essere a scoprirsi un po', insomma. E dopo
Sì, dopo si immaginava che le donne orientali, quindi anche la Madonna, non fosse viso pallido. Ecco, una mia ipotesi personale che osservo dalle icone, perché comunque c'è, anche se non sembra, c'è degli aspetti delle menti orientali qua. Dalle icone, quando si rappresentano gli angeli, allora, per farvi capire, vi dico, sono presentati con i visi pallidi. Ma quando nelle icone si rappresenta la Madonna, Gesù Cristo, gli esseri umani, sempre colore incarnato, se non è nero, è scuro. Invece gli studiosi dicono che sia anche perché c'erano le candele di sotto, però se questo fosse l'argomento più valido, dovrebbe essere tutto scuro, invece ci sono tanti bei colori, insomma, non è tutto nero. Ecco, poi la cosa più speciale che vi riguarda è che da dove vengono questi marmi. Ecco, è una cosa quasi impensabile che, siccome la patria del Friuli era amministrata dal patriarca, il quale era vassallo dell'imperatore del Sacro Romano Impero, però dopo questa patria del Friuli è implosa e le truppe della Repubblica di Venezia hanno avuto buon gioco di arrivare fin qua. La Repubblica di Venezia arrivava fino alle valli che adesso si chiamerebbero la Slavia Veneta, dove si rifornivano di tronchi, di legno, così. E allora anche qua c'era qualcosa di veneziano. La cosa più speciale è che allora questi marmi degli altari vengono da Venezia. Non so dirvi come possano essere arrivati qua, evidentemente attraverso i carri sono riusciti in qualche modo a portarli fin qua. Ecco, allora vedete un sacco di ex voto, ecco, anche se non ci sono state apparizioni, la gente veniva e viene a chiedere grazie per persone ammalate, per problemi di famiglia, e poi anche venivano e vengono a ringraziare. Anche qua sotto ve ne dico una, e per dirvene solo una, insomma, c'era una caserma importante, qua Civitale, adesso ormai sono tutte chiuse. E allora da qua sono partiti anche andare a fare i militari alla Siria. Ecco, allora poi è capitato di vedere dei soldati, le soldatesse mettersi a piedi qua e piangere, perché i loro compagni erano morti in quell'assalto alla Siria. Invece loro si erano salvati, insomma, loro sono venuti anche loro a ringraziare la Madonna. Ecco, vi ho già detto che venivano tanti sloveni, vengono ancora, ma non come prima, perché quando poi è diventata Italia nel 1866, anche quando il Veneto è diventata Italia, e allora c'era il confine con l'Austria, e anche in termini della Serenissima qua vicino c'era il confine con l'Austria, ma poi quando è diventato confine con Tito, allora era un confine molto problematico e pochi riuscivano a passare il confine. E con noi frati siamo qua dalla vigilia della prima guerra mondiale, e qua vicino sono arrivati quasi in bici anche, c'è Caporetto qua dietro, ecco, e quindi qua ci sono stati dei luoghi di battaglia tra i più terribili. Ecco, per cui prima di questa guerra l'arcivescovo di Udine ha chiesto ai frati cappuccini veneti, che erano anche a Udine, di prendersi cura loro di questo santuario, quindi siamo qua a servizio di questo santuario della diocesi di Udine dal 1913. Ecco, potrei raccontarvi tante altre cose, però mi limito e allora vi dico che vi ricordate, perché l'ho sentito anch'io e voi avrete sentito anche più di me, il terremoto del 1976. Ecco, io facevo la terza elementare, non mi ricordo. E qui è un terremoto molto speciale, perché purtroppo sono morte tante persone, ma non è morto nessun prete, nessun frate, nessuna suora. E anche questo
chiamato l'orologio del campanile, l'acqua dell'acquedotto, ecco, ma non ci sono stati così tanti danni. Il santuario, vi dico in modo semiserio, ma vi dico la verità, ha perso molto di più quando sono arrivate le truppe napoleoniche, perché credevano pulito fuori, hanno buttato via il loro che potevano, hanno salvato un basso rilievo al sfondo della città di Gemona, ecco, che è stato nascosto sotto terra e ancora lo conserviamo. Ecco, allora qui dall'anno del terremoto, subito dopo il terremoto, in questa diocesi si è deciso di fare un pellegrinaggio ogni anno l'8 settembre. Grazie Padre Paolo, grazie, un applauso. Se passi in bicicletta a Jesolo puoi anche fermarti. Ecco, noi non siamo, io non sono responsabile di quella chiesa perché dipende dalla parrocchia di Piazza Trento, il Cuore Immacolato, ma ecco, è aperta in luglio e agosto, mentre le nostre chiese sono sempre aperte. Perché il nostro organo, quello che c'era prima, lo hanno portato al Redentore. E questo invece deve essere nuovo, però non so dirvi quando, come. No, abbiamo fatto il contratto. Invece no, sì, lo sai. Sa tutto. Mi ha detto tutto, però perché non mi ricordavo più.